Un saluto ragazzi. Ah, ragazzi, oggi abbiamo un ingrediente speciale. E il miele di Aldo Corradini. Sì, sì, oggi facciamo le costine con il miele del Trentino, un millefiori del Trentino che mi ha regalato Aldo Corradini. E stiamo preparando con il rosmarino. E poi lui lo chef, io sono esperto in oro. Comunque le api del Corradini sono spettacolari. No, è buono, sì. È buono, sì. Andiamo a bere! Andiamo, se no si riempie di acqua. Ci siamo tutti. Salutaci! Saluto a tutti ragazzi, grazie di essere qui. Intanto vi faccio vedere che chi è arrivato oggi si è preso la spilla Ticino Gold Diggers. Tra poco mangeremo la grigliata. Abbiamo allestito i tavoli. Dopodiché si passerà alla gara sotto questo gazebo alle mie spalle, dove ci sono anche le ultime creazioni di Ticino Gold Diggers. Super vasca e gara in velocità sotto pressione. Volete sapere cosa significa sotto pressione? Ve lo faccio vedere più tardi. Comunque, se vi siete persi il video del primo evento, lo trovate qui sopra. Lo metto dopo. Chi è che mi sta telefonando? Chiamate in diretta. Logica, ti vendono lì con un motore. Ste Fog, pronti? Ciao Ste. Allora, qui si è aperto il cielo, infatti abbiamo praticamente... Cioè, magari tu tappi con l'aria. No, allora, qui... vieni che ti becchi anche la gara, che sarà divertente. C'è il vinello. La spilla. Duscena, mica Duscena, sono tutte lì sopra. Se nessuno gli è venuto in mente. Ciao Digger! Perché comunque non è. Come ciao Digger! Ciao! Ma che roba! Caffeina pura, ragazzi! Caffeina pura! Signora! Chi vuole il caffè? Signora! Chi è che vuole il caffè? Signori! I signori! Allora, qui abbiamo il tavolo regia. Cosa c'è qua? Adesso arriva la meglio e vediamo cosa c'è qua. Allora, Edo! Edo Mauro! Boh, già squalificato uno. Allora, qui c'è un concentrato che potrebbe essere un po' misto dell'Elvo del Ticino, ma non ci importa, qualche pagliuzza c'è dentro. Ma noi adesso andiamo a prendere delle monetine che ho preso appositamente l'altro giorno nell'Elvo per fare questa gara, e sono bene o male della stessa dimensione, adesso le vediamo. E poi ci sono altri 5 micro pepite che adopereremo in caso di emergenza, se per caso scappa via una pagliuzza mettiamo un'altra, insomma ce ne sono 10, non le perdiamo, dobbiamo recuperare 5 pagliuzze nell'arco del più breve tempo possibile. Anche se la sabbia la buttiamo dentro, ne abbiamo a sufficienza. Qualche pagliuzza, appunto, ripeto, c'è dentro, ma non ci interessa. Noi l'importante è che ne recuperiamo 5. Hai dimenticato una regola. Quale regola? Che tutti quelli che nel momento non stanno spadellando possono mettere sotto pressione chi sta lavorando. Ah, sì. Senza toccare, però. No, non bisogna toccare. Possiamo dire tutto quello che vogliamo, tranne parolacce. Non ti può picchiare. Sono arrivato in ritardo. Mi sono perso qualcosa. E allora si è eliminato. Già cancellato. Qui, allora, adesso mettiamo quello che abbiamo qua da poter
fare la gara. Vediamo, sono belle grosse, quindi non è che ci vedono, che non possono scappare, ragazzi, mi raccomando. Quindi. Ah, ma queste sono belle, altro belle. Che sono belle. Ma quelle sì. Sono 5 dell'Elvo Madonna. E 5 della Valle d'Aosta. Esatto. Ok. Però le abbiamo mischiate. Adesso ne mettiamo 5. Sono 11. Sono 10-11. Sì, sì, più c'è anche qualche pagliuzzina che è caduta sì. Dalla boccetta. Ma allora adesso facciamo così, no? Prendiamo, allora voglio selezionare però prima quelle dell'Elvo, che noi giochiamo con quelle. A selezionare quelle dell'Elvo, vediamo se riusciamo a fare un giochino. Andiamo con queste 5. 1, 2, 3, 4, 5, hanno delle dimensioni, bene o male. Ok? 1. 2. Ma che bello. 3. 4. 5. Ok, qua ci sono le altre in caso di emergenza che qualche pollo per sicuro. Allora, il primo è Zanella. Quindi, sono io Zanella, che non l'ho mai fatto una cosa del genere, perché dovevo vedere qualcuno che lo faceva. Ma per scusa, imparare. Ma dove sei quello che ha fatto? Allora, intanto smorziamo l'emozione, dai. Allora, spiegatemi come si fa. Scalda i polsi. L'unica cosa vi dico solamente: abbiamo il cronometro ufficiale. Scusa un attimo. L'ultima volta ha vinto lui, non sapevo un cazzo. Mo vuole che gli insegniamo. Bravo. Allora, spiegami un'altra cosa. Io adesso. Ma le devo tirare fuori. Sì, tu adesso praticamente quello che fai è metterli in acqua. Sì. Se vuoi scaricare la sabbia, scaricala pure. Non serve che la scarico. Appena l'individuo posso tirarla fuori. Puoi tirarla su anche se lo sporchi un attimino, poi andiamo a controllare se è recuperato, se anche c'è sabbia non c'è problema. Okay. L'importante è che l'ha individuata e ciucciata. Okay. Poi noi la andiamo a controllare se è recuperata le tue 5. Okay. L'abbiamo stabilito. In quanto tempo? Questo lo dice. Quello che ci vuole. Mettetemi pazienza perché io. Ma non è c'è un tempo stabilito massimo. No, sono un quarto d'ora. No, chi fa prima, chi. Allora, appena fai così. Parte il tempo. Si stoppa il tempo. Ah, okay. Appena fai così, parte il tempo. Appena fai così, si stoppa il tempo. Ok. Qua deve rimanere sotto il gazebo libero che io faccio le riprese. Una volta che fate casino perché poi verrete mischiati con una musica rock pesante. Ok. Possiamo anche insultarlo. Oh, ragazzi, sì. Ma proprio su. Già le vedeva lui. Il campione, è un campione. Anch'io. Non sa come fare, ma le vedeva già così. Pronti? Dai, via. Questa prende 5 secondi. Dovete mettere pressione. No, che pressione uno. Che pressione vuoi mettere? Dai, che sta uscendo. Io sono un principiante, ve l'ho detto. E come hai fatto a vincere la volta scorsa? È il culo. È il culo del principiante, è inutile che venite lì. Cazzo, che vi racconto storie. Ti do una mano. No, non puoi influire. Non posso. No. È cavolo, una gara, eh. Butta via tutte le pagliuzze, poi le recuperi tu. Ma dove sono? Io non ho visto cadere neanche una. Nulla sta gara. Aspetta, ti do una mano e poi vai avanti. Veloce. Oh. No, gli do una mano che è principiante, dai ragazzi. Vai. Poi vince allora, lui. No. Allora partecipo anch'io, no. Ti do una mano. Dai, se vinco scalo di una posizione. Sei d'accordo? Sta facendo tutto lui. Tanto per dire lo stesso, cazzo. Che pizza gigante, gigante. Che le ha sganciate nell'acqua lui. Cazzo, le ha viste? Cazzo, le ha viste? Ma è impossibile non vederle. Sono tre.
Ragazzi, e sono quattro. Mi ha appena bevuto, eh. Una nuova testa. Ha degli occhiali speciali. Oh, io le ho viste. Falla andare sta batea, falla andare, se no non le vedi più, magari una è all'angolino. Me ne manca una. E gira la statea, gira la testina, girala. Vedi che sei una testina di vitello. Guarda, apri la sabbia. Apri, così devi fare per aprire, guarda. Non aver paura. Eccola, aspetta, ferma. Hai visto? Dai, ciuccia. È caduta un'altra. Sono cadute, porca miseria. Dal giumento. Porca troia. Ciaccia prima. Aiuto. Ridete voi. Dai, forza, che stai arrivando. Anche gli altri, Dai. Dai che sta finendo la memoria della scheda. Sono già tutte qua. Non sa neanche quante ne ha aggiungiate. No, perché me ne sono cadute un paio. Come? Sì, sono cadute fuori, no. Non avevo girato. No, quella non è. Vedere, no, non ce ne sono più. Questo è il mio gioco. Boh, mi fermo. Fermo il tempo. 2 minuti, 30 secondi, 80 decimi. Non ce n'è più. Fai vedere. Registrare. Ce l'hai fatta. 2 minuti e 30. Aspetta, le ha trovate tutte? Tutte le stiamo controllando. Per okay. Il momento adesso butto. No, magari dentro in altri. No, le vediamo da lì nell'altra batea adesso. No, magari dentro nel. Dici che me ne manca qualcuno. Vabbè, le mette lì nel pulito. Sì. Adesso è il momento della verità, Vediamo cosa c'è fuori. Ce n'è. Sì, niente, mi sa che sì. 1, 2, 3, 4, 5. Madonna, le ha trovate tutte. Vedi la batea di Fike. 1, 2, 3, 4, 5. Vedi la batea nuova cosa fa? Per evidenza bene. Almeno un paio di giorni a utilizzarla. Sì, perché poi ti fa elettricità statica, sì, che bella lì. Esattamente. Quindi adesso praticamente. Ragazzi, adesso vi ho insegnato. Bravo. Allora, adesso queste 5 pagliuzze le ributtiamo lì e va a partecipare al secondo turno. Sì, perché lo grappa. Allora, il secondo partecipante. Ungari, qualcosa da dichiarare? Tu sei più veloce. Voglio proprio. Mi appello alla clemenza della corte. Ma ci vuole poco. Aspetta, fuori furbo. Vai, via. Com'è che ti chiami tu? Claudio. Di cognome? Ungari. Longar? Ungar. Ce l'hai lunga? Lunga. Senza lunga. La milonga. Dai, spira da c'è questo bocciato. Sì, ma così sei proprio longar, eh? Se devi essere più veloce, altrimenti qua, ragazzi. Ma perché con una mano poi? Abbiamo anche la musica. Madonna. Vieni in bocca. Con lo sbattimento non lo fai, lo sbattimento. Bravo. Sbattimento. Quello lento. Sbattimento lento. Così, guarda. Vabbè. Vieni che ti do una mano anche a te. Il tempo passa. Eccola. Il tempo passa. Vabbè, che il tempo scorre. Siamo 6 minuti. Che il tempo scorre. Siamo 6 minuti. Se ciucci così non ti chiamo più. Claudio. Butta fuori sta sana. Stai usando una tecnica. È un minuto. È passato un minuto. No, aspetta un attimo. Lui, siccome l'ha visto grossa a confronto di quello che trova sull'Adda, sta usando una tecnica differente. Però attenzione, che usare le tecniche differenti improvvisate non è che ti porta tanta fortuna. Bravo. Devi sempre lavorare in base a quello che sai fare. Poi questa qui logicamente è stata una sorpresa, non sapevi che c'era, eh? Non lo sapevi. Infatti oggi perdi, gente. Già, perché arrivare dietro di me è dura, eh? Guarda che se arrivi dietro di me. Dai che sta scorrendo il tempo! Se arrivi dietro di me, porca miseria! Fine! Quanto? 1 minuto 41 e 62. Una vita. Velocissimo. Una vita. 1:41 e 62. È tantissimo. No, velocissimo. E non è neanche buttato via la terra. No, ci ha fatto risparmiare. Sì, che c'è tutte. No. 5. Ce n'è 6. Oh, sì, hai truffato. Ho portato una da casa. Trovate 6? 5. Grande. No, ce n'è. 5.
Però aspetta, non bisogna dire il tempo loro, No, beh, ci sta. Ci sta, glielo diciamo. Ormai. Perché sennò il secondo e il terzo, l'ultimo è avvantaggiato, dice devo superare il tempo e allora ci dà dentro. Ma tanto se non le trovo. Ci avrei dato dentro comunque. Ma dipende. Se tu sei un minuto ma non ce l'hai, come fai? È una gara contro me stesso, non contro gli altri, capisci? Certo, certo. Anche. C'è più niente quella, non è? A forse ce n'è una, guarda che ce n'è più una, sì, qua sul bordo. Sì, sono attaccata. Mi sembrava che c'era qualcosa, l'avevo sentito. Sentivo il peso del piatto. Stiamo perdendo per strada di mezza grama. No, perché altro, no, infatti, queste sono delle elbe. La quinta, la quinta. Quindi? Sì, queste sono della valle. Lasciali lì, quelle lì. Adesso tocca al Simo. Simone. Un altro che è venuto. Ah no, aspetta, aspetta, vediamo. Che un po' l'ha buttata via, no? Attenzione, bisogna recuperare per almeno un po' di sabbia, perché altrimenti si è avvantaggiato. Bene, tanto va a fare un po' di torbi. Sì. Di sabbia. E nel torbi non ci puoi scambiare troppo. Una battaglia piena, te la faccio in un minuto e mezzo. No. Allora. Varo? Vai. Ci dà. Ma no, mare forza 9. Capace, ma... Forza 9, mare. Allora, si vede che è pratico. Sì, vabbè, lui sì. Ciao, vediamo sto pollo. L'errore che è piaciuto il pollo. Molto sì. Dai, dai, che andiamo a Bayahibe. Se vince un viaggio per Bayahibe. No, ma sei sicuro di averlo messo lì? Dai, 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 che scorre il tempo. Ma io voglio... Ah, tu giochi in questo modo. Hai capito? Due in un colpo solo, tre piccioni con una fava, ragazzi, questo qua. Non scherzo mica. È la quarta che dura. Madonna, anche la quarta. L'ho scoperto io, Oh, non vale aiutare. Ma no, no, ma l'ho vincato. Devi mettere sotto pressione. Bravo. Un minuto. Fantastico. Stop. Dio, non so se lo puoi rischio. Un minuto, 2 secondi e 96. Allora, se ha detto stop, ne ha visti 5 e invece ne ha tirate su 4 è perché ha bevuto troppo vino. Ah, perché dici che ne hai viste 2 in scena? Sì. E se mi va di culo, bene. Bevi di meno. Devi stare. Devi bere come me. Anche voglio vedere Mauro in batteria. Cosa cazzo? Qui abbiamo. No, ma anche lui è bravo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. L'ho sporcato tanto. Non lo so, adesso vediamo. Sono qua. 2, 3, 4, 1. Qui la penalità. Cos'è che ha preso questo qua? Sono 3. Sì. Ci sta troppo di fretta, figone. 3, quante sei? Controlla se non ce n'è la boccetta ancora incollata. 4 ce n'è. 1, 2, 3 sono qui. Allora, torniamo al piatto di là a controllare. 4. Sembrano 3. Aspetta, dammi la boccettina un attimo. Non c'è niente. Solo 3. Dammi più. Hai anche penalizzato. No, non c'è niente. Non c'è niente. No, non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è. Non c'è. Ecco le due lì. Due lì. Due. Sono quelle due lì. Vedi, due penalità. Ok, così. Ah no! Trovati, esatto, qua ne abbiamo 3 più quelle 2. No, ma lasciala già lì, lasciala lì, qua tanto qua devono finire. Qua insieme a. Io un po' il monolito e insieme a questo. No, mica non avete la lascia. Perché un punto è portato a certo. Posso anche perdere? Io di oro non. Rifacciamo. No, ripetiamo. Ma vi dico un trucco, posso dirvi un trucco?
vi dico un trucco, non lo usa nessuno. Se è vero, ma smetti. Galleggia. Non è che in bocca. Non è il fiume, no? Non è in bocca. Dai, pronti. Sei pronta lì? Sì. Ok. Vai. Adesso con il si vede meglio. Cosa baiona? Venina. Dai, lui ci siamo di più. Beh, giriamola come vogliamo, insomma, un po' di qua, un po' di là. Comunque ragazzi, qui lui ha fatto un errore madornale. Ha accumulato l'oro da una parte, poi l'ha girato dall'altra e ha svuotato. Qui rischi di buttarmi via l'oro, porca miseria. Secondo me ha perso qualcosa. Poi lo facciamo cercare. No, sai cos'è, perché sono pesanti. Serafine l'aveva perso, ma questo qui pesante magari gli è andata bene. Magari gli è andata bene. Me l'hai buttato via tutto. No, no, è che sei, è che sei. Scherzo. Oh, ma ragazzi, dovete anche essere voi. Dai, dai, che ce la fai. Non svela. Con un sasso. Ecco qua. Enorme. L'acqua, l'acqua. 10 grammi di oro. Qua in mezzo. È già passato un minuto, eh. Non può fermare. Ha fermato. Fermato. Sì, okay. Ha fermato. Un minuto, 1:69. Un minuto, 1:69. Manca una. Sì, l'ho scritto, scritto. Ah, ce n'è quattro. Quattro, ne manca una. Sì. Una, due, tre, quattro. Ne manca una. Che dice che ne manca una e ancora nel piatto, tra di questi. Ciao! Vedi la fretta? Ciao! Qua, eccola lì. Una mi... Non ha detto che era dentro. È qua. Eccola lì la maldita. Allora, qui mettiamo ancora queste e in più le quattro di queste di prima. Grande. Hai qualcosa da dichiarare? Ciao a tutti. Ciao mamma. Ho bevuto un po' apposta per andare più in full immersion. Ciucciotto. Che professionista, no, di che ripristina. Vediamo quelli veri. Adesso si fa sul serio. Via. Mi fa la doccia. Basta quella qua. È partito fegato. Eccolo. Viene quelle anziane. Dai, corda, perché ci siete qua. Oh, guarda che il tempo passa. Cioè, fa vedere sto manovale cosa vendino. Cosa fecco? Ma è capace? Lo zaffiro hai buttato via. Hai buttato via lo zaffiro. Ma porca. Guarda, come si, guarda come si impegna, guardagli la faccia, guarda gli stri. Dai, primo piano, primo piano. Oh, prestami gli occhiali. Non vale, che come cattivi che sono. Vuoi fare vincere a lui? Ha finito? No, ma che è finito? No, deve dire stop, eh. Ah, dimmi. No, no, deve dire stop. Lui lo poggia lì, ma potrebbe poggiarlo, ecco. Esatto, perché se la poggia. L'hai davanti. Metti più acqua, testina di vitella arrugginito. Mauro, siamo a 7 minuti. Mauro. Mauro sta arrivando un postino. Quello è sotto, è lì, Mauro. Stop. Buon quanto? 1.08.25. Ci ha messo più di 1.08.25. Andiamo a controllare subito. Tutti 5, bravo. Vediamo. Ecco le 5, sì, si vedono chiaramente. Bravo. Diciamo che qua siamo a 5. Adesso tocca a Alieri. Alieri chi è? Io l'avevo mai fatto. A te il doppio della sala. Ma sai, questo può battermi. Ok, mettiamo le 5 monetine dell'elvo che abbiamo catturato l'altra volta insieme al Cesare. Ma cos'è, figa, lo sai? Belle patacche c'è lì, Sì, così pesante. Sì, ma per facilitare il gioco, sennò stipoli. Prima di prendere i puntini del Ticino, stavamo qua fino alle 7. Sì, è lui vince il tuo. Il budino è pronto. La polpa provvisoria è la sua.
Ragazzi, dategli conto perché questo è un genio. Sì. Quindi vince con l'intelligenza. No? Come sei simpatico. Dimmi poi quando parti, eh. Ok, via. Ma che facile tirare su questo. No, ma come la dovevo portare? La buttate via. No, no, Pizza per lui? Sì, come si? È persa una. Ah. Visto che le ha perso. Le ha perso tutte. Dovevi sbattacchiare. Poi vai a cercare. Chi perde, chi le perde le va a cercare. Devi cercarle giù in fondo dopo la fine. Una rimasta, due, tre. Bravo, però, beh, questa è lì anche. Tre, ecco lì, uno, due, tre. C'è ancora una nell'angolo là. Sì, ma sono. Sono sei qua, eh. No, no, sono cinque. Niente, prendi tutto. Hai bevuto anche tu, ragazzo, eh? Sì. Stop, stop. 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 55.5 Sono 8. Ci sono? Cos'hai da dichiarare dopo? 5-6. Un risultato così. 4-5-6. Ci sono. Quello stronzo che mi ha fregato. Questo qua ti ha fregato? Sì. Questo qua è un cristallino di mica. Mica, sì, ma sì, c'è dentro, anche uno qualche dentro cristallo qua. Che ti frega. Allora ragazzi, qui ha fatto attenzione, manco io. Ha fatto un bel tempo il ragazzo. Ma qui ne abbiamo solo 6 di partecipanti. Perché il Nerva non partecipa. Esatto. Nerva è iscritto. Mio padre d'ufficio. E mia madre, vuoi partecipare Nerva. Anche te? No, non so neanche. Dov'è Nerva? Dov'è? Niente, finito. Giorgio. Giorgio. Eccolo qua, vieni Giorgio, tocca a te, è il tuo turno. No, io non gareggio mica. Ma niente. Sei iscritto d'ufficio. Però se qualcuno volesse provare, ragazzi. Io proverei. Dai, prova. Giorgio è rimasto intrippato che vuol vincere, però purtroppo. No, gli piacciono le pagliuzze lì perché lui non le trova. Ancora le pagliuzze sono lì. Sì. Me le mischiate ancora nella sabbia? No, sono nell'ultimo piatto, erano lì. Ok, quindi abbiamo vinto. Allora. Chi è che ha vinto? Chi è che ha vinto? Non vengo più. Allora, il primo classificato, il primo, è quel signore lì. Alieri. Bravo. A sto giro Alieri si porta a casa il primo premio. Grazie. Ha vinto un bel premio. Forse, perché poi c'è la fase 2 dove bisogna fare un balletto. Allora, aspetta un attimo, il primo premio l'ha vinto... Alieri. Allora Alieri si prende. Vieni che mi filmo io. No, ma veramente c'è qua che tocco da stamattina, che accarezzo da stamattina. Qui è la canadina. No, veramente. Sì, ci dormi insieme stavolta. Stavo accarezzando da stamattina. Grazie, okay. grazie. Primo a tutti. Premio Ticino la Prospector Plus. Quindi poi andiamo al secondo premio. Adesso qua la roba si fa un po' più complicata. Perché noi abbiamo Bosatelli in 1 minuto e 08 ne ha trovate 5. Sì. Poi abbiamo Andrea Filippi che ne ha trovate 4 in 1 minuto e 01. Mandala a casa. Mandala a casa. Allora, il secondo premio se lo porta a casa Bosatelli. In 1 minuto e 8 secondi e 25 allora, centesimi. Bosatelli, visto che gli piace tanto la nostra batea, Ticino, sì. Ticino Gold Diggers. Qua. Ticino Gold Diggers. Sverginata proprio nel contesto della gara dell'evento, gliela regaliamo a lui. Grazie. Bravo. Aspettate, al mio 3 rifate il bravo. Mamma mia. Oh, da quando è arrivata la televisione a farci l'intervista?
E si è gasato, è diventato un montatore anche lui. Il montatore sono diventato. Dove è mia moglie? È montatore. È di là a fondo. Sì. Allora, noi qua abbiamo quattro pagliuzze, tre pagliuzze. Quelle sono da eliminare. Lo so. A prescindere. Purtroppo Poloni. Non si è smentito come... Purtroppo. Ungari. Però abbiamo... In 1 minuto e 41 Ungari, mentre in 2 minuti e 30 Zanella. Quindi, Ungari. Ungari è caduto il, è il terzo classificato. Il terzo classificato. È quello che aveva già comprato il 18, se non ho preso lui. Esatto. Ungari, Ungari. Ungari. Allora, Ungari. No, dagli uno nuovo. No, te ne diamo uno nuovo, dai, questo qua. Ma per la scena va bene questo. Per la scena va bene quello, dai. Gli va bene quello perché ci sono dentro le pagliuzze. Ma facevo per la scena. Fare beneficenze. Qualcuno allora, per il terzo classificato, Ticino Gold Diggers, il Ciucciotto. Secondo classificato la battea Ticino Gold Digger. Primo classificato la Prospector Plus. Saluteci! Ladies and gentlemen, that's a huge gold fan!